Dal trasferimento in Italia, questo 2021 è stato un disastro completo per qualsiasi obiettivo che mi ero posto per questo anno. Il 2020, pur essendo iniziato a metà per quanto riguarda varie cose come la monetizzazione di YouTube o altre collaborazioni, è stato molto più proficuo del 2021. Il 2020 mi ha stupito, il 2021 mi ha stupito in peggio. Un disastro. E scopriamo un po' tutte le cose e anche quelli che sono i miei obiettivi del 2022 dopo la sigla. Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale, questo è Risparmio e bentornati in un nuovo video del vostro amichevole investitore e risparmiatore della Porta Accanto. Oggi vado un po' ad analizzare quello che è stato il mio 2021 in termini di YouTuber, guadagni, influencer, per qualunque cosa questa parola voglia dire, e quali sono stati i fallimenti, ma anche quali sono gli spunti che prenderò da questi fallimenti e come poterli utilizzare nel 2022 per crescere un po' di più. Inoltre, vado anche a presentare in maniera un po' labile, perché ancora non voglio rivelarli, i progetti che sono sicuro andranno ad essere realizzati nel 2022. Partiamo un attimino dai dati e soprattutto partiamo da YouTube, dove nel 2020, alla fine del 2020, ero arrivato a 2250 iscritti. In un anno praticamente anche meno avevo realizzato 2250 iscritti e speravo, con molta sincerità, di andare a completare con 5.000 iscritti questo 2021, cosa che non è successa, ma non solo, non sono arrivato neanche ai 4.000. Ho mancato l'obiettivo di circa 30 persone e dovrei arrivare a 3.970 per fine anno, e questo un po' mi rode perché pensavo sinceramente di arrivare ai 5.000, o perlomeno quando vedevo che questo obiettivo era un po' distante, che sarei arrivato almeno ai 4.000, ma non ci sono riuscito. YouTube è calato tantissimo per me. Questo forse perché in un determinato periodo dell'anno, così quando diciamo mi sono trasferito qui in Italia, ho dovuto un po' mollare la presa. Forse ne ha risentito un po' anche la qualità dei video, perché erano un po' affrettati. Il bambino non ha aiutato, non aiuta mai, per cui ovviamente un po' ho risentito la qualità di molte cose. Però come obiettivo nel 2022 ho di raggiungere almeno i 7.000 iscritti. Perché? Perché so che posso farcela. Stiamo organizzando anche un attimino con mia moglie, ma poi sarà una parte successiva del video dove vi spiego quelli che sono i progetti. Ma almeno per il 2022 voglio arrivare a 7.000 iscritti, per cui sono a 4.000, devo fare almeno 3.000 iscritti in questo anno che verrà. Instagram l'ho cominciato un po' a metà strada, quasi svogliatamente, su consiglio e su, non dico forzatura, ma comunque sprono di Massimo Cirignotti, che mi ha detto vai su Instagram. E effettivamente quest'anno me l'ho proposto i 500 iscritti, non ci sono arrivato, ma l'ho mancato di poco. Sono intorno ai 450, ma per il 2022 vorrei arrivare almeno a 1500, se non di più, però mi do un obiettivo che penso, secondo me, sia alla mia portata. Magari devo pubblicare un po' più spesso, ma questo rientra anche nelle prerogative un po' del poter andare a fare della divulgazione, un po', perché se si vuole raggiungere più gente, si deve anche un po' utilizzare diversi social e diverse tipologie di approccio. Non ho preso in considerazione TikTok, ho preso solo Instagram perché non avrei tempo di gestirlo e comunque mi piace avere un po' più, puntare un po' più sulla qualità e un po' meno sulla quantità. Meglio pochi social ma fatti bene che cercare di sviluppare un po' tutto, almeno questa è la mia filosofia. Per quanto riguarda i libri, ho dei obiettivi molto importanti. L'anno scorso avevo letto una decina di libri fatti bene, anche perché poi mi ero fermato un attimino. Li ho letti un po' tutti concentrati in una certa parte dell'anno. Quest'anno, grazie agli audiolibri, sono riuscito a leggerne 15, che comunque non è il mio obiettivo, perché ne vorrei leggere almeno due al mese. Ma con gli audiolibri mi andrò ad aiutare anche nel 2022, e per cui mi sono posto un obiettivo di leggere almeno 25 libri all'anno, per cui un libro ogni 2 settimane circa di media, che secondo me è fattibile. Ho finito oggi quello di Massimo Cirignotta. Questo lo comincerò a breve. E secondo me è un libro che va letto, ma ne farò una recensione appena finirò di leggerlo. Nuove collaborazioni è un altro aspetto che voglio portare all'attenzione. Ne ho fatte tantissime l'anno scorso, quest'anno pochissime, si contano sulle dita di una mano. Mi è dispiaciuto tanto il trasloco dall'Irlanda all'Italia, particolarmente influito ed impattato, e il bimbo che cresce e fa sempre più casino ha impattato tantissimo perché
La sera io non posso più lavorare come lavoravo prima con le live, perché lui adesso alle 10:30, 11 ancora vuole giocare. Io oggi, che è domenica 19 di dicembre, sto registrando questo video insieme ad altri due, e sono le 11 di sera e lo sto registrando adesso perché prima non potevo. Li monterò durante la settimana. Fortunatamente mi porto sempre un po' avanti con i video, però insomma, vorrei avere un po' più di calma, ecco, tutto qua. Per cui per il 2022 mi sono posto l'obiettivo almeno di fare una collaborazione con una nuova persona ogni 2 mesi almeno, 6 collaborazioni all'anno, che secondo me è fattibilissimo. Poi se faccio di più è meglio, ma almeno mi pongo un obiettivo che so che è raggiungibile. Per quanto riguarda il 2022, vorrei anche riprendere collaborazioni con persone con le quali ho già lavorato in passato, magari se riuscissi a rilavorare, anche se so che adesso sono pienissimi di impegni con Gianluca Ranieri Bandini o con Domenico D'Oronzo, mi farebbe molto piacere, però comunque andare anche a ristaurare i rapporti di collaborazione con Davide Lavera, che tra l'altro ho incontrato questa mattina per una colazione, mi ha fatto molto piacere rivederlo, con Massimo Cirignotta, che spero di vedere inizio dell'anno prossimo, con Andrea Landriani, che poter andare almeno a sfruttare YouTube e farmi ottenere almeno un fatturato annuo di 3.500 euro, che non è ovviamente il fatturato che vedete sui grandi canali, come so, Michelangeli o altri youtuber molto più esperti e molto più che conoscono la materia molto più di me. Però ovviamente rispetto al mio piccolo mi piacerebbe raggiungere questa quota che va a essere decurtata da quei 10.000 euro totali che mi ero preposto e che deve essere anche integrata da una serie di collaborazioni e sponsorizzazioni che voglio portare avanti con maniera più professionale nell'anno prossimo. Vorrei almeno raggiungere un fatturato di 5-6 mila euro dalle sponsorizzazioni o dalle collaborazioni con le aziende. Mi devo anche mettere a lavorare un po' più per propormi meglio, magari fare delle brochure o comunque organizzarmi come se questo fosse il mio lavoro, anche se non è il mio lavoro, ma è la mia passione. Per quanto riguarda la fase degli investimenti, nel 2020 avevo raggiunto i 10.000 euro di investimenti, cosa che per me era impossibile da pensare, e col trasloco e i vari debiti, tra virgolette, debiti che ho dovuto fare per comprare le due auto quando siamo tornati in Italia, non pensavo assolutamente neanche di arrivare al doppio nel 2021. E questa è l'unica nota positiva di quest'anno, perché io a fine 2021 di asset totali tra investimenti cash e investimenti azionari cash e investimenti in altre tipologie di asset ho superato circa di poco i 25.000 euro, roba che non ci speravo proprio. Io non credevo neanche di arrivare ai 20.000 quest'anno, proprio per il trasloco e tutto quello che ne era andato a conseguire, ma l'ottimizzazione che abbiamo creato e mia moglie da questo punto di vista ci ha permesso appunto di migliorarci tanto, e per questo motivo per il 2022 mi vado a proporre un obiettivo che è ancora più ambizioso. Non riuscirò a raddoppiare sicuramente, e poi vi spiego perché, gli investimenti, ma almeno voglio arrivare ai 40.000 euro di asset under management nostri, della mia famiglia, perché penso che con impegno, dedizione e un po' di organizzazione è un obiettivo che si può raggiungere, non facilmente perché è tosto, ma secondo me ce la possiamo fare. Per quanto riguarda invece la parte di cuore, donazioni, nel 2020 ero riuscito, diciamo, un po' qui, un po' lì, ad accumulare 250 euro da donare. Nel 2021, purtroppo, causa un po' tutti, diciamo, quelli che sono stati le mie problematiche di trasferimento, non sono riuscito a parificare queste donazioni, mi sono fermato poco sotto ai 200 euro, però per il 2022 vorrei fare qualcosina di più, perché vorrei arrivare almeno a donare 500 euro di soldi miei a qualcuno. E dirò di più, dopo aver visto la bella iniziativa di Massimo Cirignotta con il suo GoFundMe, credo che si chiami la piattaforma, vorrei mettere appunto questi 500 euro un po' alla volta io su quella piattaforma, ma allo stesso tempo fare una raccolta fondi, magari facendo un video dedicato e dicendo magari fin dall'inizio quali sono le 3 o 4 cose a cui vorrei donare, e cercare di raccogliere più soldi possibili e arrivare a 1.000 euro in totale, 500 euro mie e 500 euro magari da voi che mi seguite, perché secondo me è una cosa importante. Per quanto riguarda i video, quest'anno è stato un po' ballerino, in alcune settimane ho realizzato un video, in alcuni due, è stato un po', diciamo, un a mess, come dicevano in Irlanda. Per il nuovo anno 2022
Mi sono posto l'obiettivo tassativo di fare almeno, minimo, 150 video nell'anno nuovo. Per cui, escludendo le live, per cui se ci sono live saranno video in più, e quindi vuol dire almeno 3 video a settimana da pubblicare. Magari riprenderò la vecchia pubblicazione, lunedì, mercoledì e domenica, o lunedì, mercoledì e venerdì, adesso vedremo un po' quella che è più consona, quello non importa. Però questa deve essere una mia tassatività, almeno 3 video a settimana, meglio di più, perché, come dicevo prima, gli obiettivi monetari che mi sono proposto sono ambiziosi e devo raggiungerli, e un modo per raggiungerli lo devo trovare, perché altrimenti non è che posso buttare numeri a caso. Sono numeri che vanno supportati da azioni concrete, azioni che devono essere in partenza da me. Perché dico che forse riesco a farcela con questi 150 video? Perché, come dicevo prima, con mia moglie cominceremo a collaborare un po' più come famiglia nella produzione di YouTube, nella produzione di contenuti, nella creazione anche di nuovi articoli per il blog, nella recensione di libri e così via. Mia moglie, per motivi di gestione del bambino, ha dovuto prendere 6 mesi di parental living, congedo parentale, per cui per 6 mesi noi avremo praticamente uno stipendio in meno, perché lei andrà a prendere solo il 30% dello stipendio, essendo questa la maternità facoltativa. Questo significa che dobbiamo lavorare per sopperire la mancanza di denaro dal suo lavoro, e allo stesso tempo cercare di andare oltre quella fase monetaria per poter continuare a investire, risparmiare e finire di pagare le rate delle auto che avevamo preso in emergenza. Per chi mi segue sa che abbiamo avuto un problema con l'auto, che ci è stata sequestrata, non potevamo più guidare in Italia e così via. Comunque vi lascio il video magari da qualche parte che vi spiega la situazione. Non è un debito che ho voluto. Ultima cosa, ci sono 3 progetti proprio che cercheremo di creare in questi 6 mesi, io e mia moglie, di cui non vi voglio parlare, ma che riguardano più o meno sempre il mondo della finanza e degli investimenti, ma anche di altro, in cui appunto in sinergia con lei vorrei collaborare in questi 6 mesi e vedere se questa sinergia può essere portata ad essere una sinergia e una collaborazione continuativa per sempre, o comunque può essere uno spunto per trovare delle nuove metodologie di andare a portare avanti le nostre attività del canale e lavorative. È una cosa che poi in corso d'opera valuterò. Comunque è un qualcosa che in tutte e 3 le situazioni si andrà a concretizzare entro il semestre, il primo semestre, per cui entro giugno del 2022, per cui basta avere un po' di pazienza. Nei prossimi 6 mesi scoprirete se questi 3 progetti sono andati in porto, e ve li darò tutti e 3 in modo che insomma possa essere parte integrante la mia vita, un po' i fatti miei, anche parte integrante della vostra vita. Insomma, vi faccio fare quelli che sono i fatti miei, cosa che mi piace tanto, tra l'altro, perché vedo ogni volta che parlo di me in maniera personale i video vengono accolti un po' più calorosamente, vengono più anche più seguiti in termini di watching time. Per cui diciamo che questa è un po' la carrellata generale di quelli che sono i miei obiettivi del 2022 e un po' di come è andato da schifio il 2021. Però, come un po' quella la mentalità che mi si è formata in questi ultimi 2 anni, le sconfitte sono solo un modo per migliorare e creare delle vittorie ancora più importanti nel futuro. Per cui sono molto contento di aver avuto un anno catastrofico nel 2021, perché trovo degli ottimi spunti per crescere ancora di più nel 2022. Se vuoi seguirmi in questo processo di miglioramento, ovviamente la cosa che puoi fare intelligente, a meno credo, è quella di iscriverti al canale e cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. E ovviamente, se il video è stato di tuo gradimento, lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube, e quello sì è un bel investimento per me, per te e ovviamente per far crescere di più questo mio progetto. Bene, anche per oggi è tutto, e ci vediamo al prossimo video.